Buonasera, welcome back to Italian 30 Days with Dolce Vita, lezione 13. Marina, today we're going to learn the numbers from 11 to 20. Okay. So you'll be able to say how old I am. Yeah, and to buy something more expensive than just souvenirs. Okay, cominciamo! I numeri da 11 a 20. Marina, ripeti per favore. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Perfetto. Now you repeat after me. 11. Wait. Ok. 11. 12. 13. Louder, please. I can't hear it. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, memorized? Sì, 20 is like 20. So it's pretty 20, 20. Yes. So it's pretty easy to memorize. It's similar. Okay. Well, it's not that I learned that I memorized everything, but all right. So now we just need time to learn these things. Yes, and I mean it will be easy. Don't worry. Yeah. So I just need to get used. But the thing is, from 1 to 20, like numbers could be more complicated. But then from 21 up to 1,000, yeah, it will be like it will repeat. So it will be much easier. Okay. All right. So, Marina, now I'm gonna ask you, when? In Italiano is quando. So, let's take a look at the options, if they ask... Quando. Yes. If they ask you when, blah, blah, blah. So, we can answer today, oggi. Oggi. Tonight. Stasera. Stasera. Tomorrow. Domani. Domani. This week, questa settimana. Questa settimana. And finally, next week, which is la settimana prossima. La settimana prossima. Okay. Oggi, today, stasera, tonight, domani, tomorrow, questa settimana, this week, la settimana prossima, next week. Now, let me ask you, Marina. Cosa vuoi fare domani? Domani is like domenica, actually. Yeah, domani, kind of. Domani is domenica. That's true, because today is Saturday. Oggi è sabato, domani sì, è domenica. Domani cosa vuoi fare domani? What do I want to do tomorrow? Mm-hmm. Voglio. Voglio. Sì. Domani voglio correre. Correre. Perfetto. E tu cosa vuoi fare domani? Domani voglio rilassarmi. I want to relax. It's Sunday. Domani voglio rilassarmi. È domenica. È il giorno del Signore. It's God's Day. Ok. Alright, so cosa vuoi fare questa settimana? Io? Mm-hmm. Questa settimana voglio studiare italiano, mm-hmm. questa settimana voglio guardare un film, mm-hmm. Voglio cucinare, sì. Mangiare e guidare, no, mm-hmm. guidare. Basta. E tu? Ok. Che vuoi fare? Is the same. Che vuoi fare questa settimana? Mm-hmm. Questa settimana voglio studiare il russo. Mm. Voglio correre. Voglio
nuotare, voglio mangiare, voglio cucinare un dolce, è dessert, dolce, e voglio dormire molto. I want to sleep a lot. Voglio dormire molto. Now, cosa ti va? Remember? Ti va? Yeah. Mi va di cosa? Like? Mm-hmm. Sì. Cosa ti va stasera? Cosa ti va di fare? Cosa ti va di fare o cosa ti va? Cosa ti va stasera a cena, for instance? Stasera mi va un'insalata. Stasera mi va. Ok, stasera pollo. Mi va, sì, mm-hmm. la frutta. Sì, stasera mi va la frutta, ok. Cosa ti va, cosa ti va di fare domani? Domani, you already asked, but I can repeat. Okay. Domani voglio... Mi va? Ah, domani mi va di leggere. Mm-hmm. E cosa... ti va di fare oggi? 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 Oggi mi va mm-hmm. di fare la spesa. Mi va di fare la spesa, ok. Fare la spesa. Remember to do grocery shopping. Sì. Perfetto. You, tu. It's your turn. Your turn. Il tuo turno. Cosa ti va di fare oggi? Cosa ti va di fare domani? Cosa non ti va di fare la settimana prossima? Cosa non ti va di fare questa settimana? Cosa vuoi mangiare domani? Remember we learn chicken, bread, meat, all the food. Yeah. Dolce. So, cosa ti va di mangiare domani? Okay, now let's take a look at some espressioni utili. Very important. When you're at the restaurant and you have to pay, at the end you say il conto per favore. Check please. Yeah. Ring! Pronto? Pronto? So it's always the same, it doesn't become... Like, hello? Does it mean hello. Anything? Pronto is just... Pronto, hello. Yeah, it's like ready, but it doesn't change. It's either masculine or feminine, it's the same. Pronto? But it doesn't mean, it doesn't really mean when you say, because in Russian we say alo, which mm-hmm. doesn't mean anything, but we say this word. Mm-hmm. That's it. Well, pronto, it means like, I'm ready to take your call, you know? I'm ready. Yeah. Oh, yeah, so I'm pronto. Exactly. Mm-hmm. When you go and buy food, you can say da portare via, which means to take away. Da portare via. Portare. Yeah, like when you want to buy coffee and mm-hmm. you ask to take away. Exactly, or pizza to take away, or yeah. anything else. Da portare via. Mm. Yeah, that's a very important issue. Next one is... Come on, come on! Dai! Dai! Mm. Okay, dai! This one is... Don't worry about it. Non ti preoccupare, Marina. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. And finally, when we say goodbye to somebody, we're texting somebody, we're writing an email or something, or, you know, we just say, as you say kisses, we in Italian, we say baci. Okay, so baci. That's how you end a conversation. Baci. Okay, or even on the phone. All right, ci vediamo domani. Baci, ciao, ciao, baci. Mm. Okay. Capito. Cool. Perfetto. Noi ci vediamo alla lezione 14. Baci. Baci. Baci.